Buonasera, buon sabato, nuova edizione del nostro Talent Show che si sta occupando in questa fase estiva, ormai terminata, ma comunque c'è una coda necessaria per tanto di buono che abbiamo registrato in questa nuova stagione estiva. Tanti giovani talenti che sono esibiti nelle nostre piazze, è il caso del primo ospite di questa sera, Nicola Placanica, benvenuto, giovane talentuosissimo, nostro artista calabrese, che con un gruppo pure di artisti locali ha intrattenuto le piazze quest'estate. Con lui parlo di musica, parlo di giovani, parlo delle difficoltà che incontrano questi ragazzi a poter emergere, anche se loro insomma hanno già dei buoni voti un po' ovunque. Allora Nicola, parliamo intanto di te, come nasci artisticamente. Roccella Ionica, giovanissimo, già da parecchio tempo e con diverse esperienze nel campo musicale. Nicola, tutto quello che c'è da dire su di te. Tutto quello che c'è da dire su di me, innanzitutto buonasera a tutti quanti, grazie. Ho dato che tanto quasi tutto, altrimenti vorremmo un paio di trasmissioni. E come ho cominciato? Ho cominciato veramente da piccolo, innanzitutto una passione, quella per la musica, trasmessa da mio padre, che poi l'ha, per così dire, espansa all'interno della famiglia, quindi sia io e, come ben sappiamo, anche mio fratello. Non bruciamoci sto passaggio in tempi rapidissimi, scusa Nicola se ti interrompo, perché papà appartiene alla storia della musica Locridea, se vogliamo fare un rapidissimo cenno, altrimenti subiremmo certamente scomuniche. Vabbè, era attivo durante gli anni 70, la fine degli anni 70, poi il decennio degli 80, parliamo della prima band importante che è stata quella dei Blue Ego, che noi abbiamo ripreso diversi anni fa, e seguita poi da un'altra band importante di quel periodo che furono i Cavalieri dell'Epoca. Ovviamente sempre con la presenza del grandissimo maestro Domenico Daniero, che ci tengo anche a salutare. E questa sua passione l'ha trasmessa a noi, ai suoi figli, e l'abbiamo coltivato ognuno in maniera differente, abbiamo seguito ognuno un percorso diverso e tutt'oggi ci stiamo dedicando quasi esclusivamente a quello. Io ho deciso anche di portarla avanti dal punto di vista accademico, difatti sono laureato in musicologia e beni musicali all'Università Ettore Vergata di Roma. E attenzione, perché a poco lo interromperò anche sotto questo aspetto, perché lui non è come tanti che si forma per strada, ma ha scelto anche di fare degli studi importanti di settore. Me li stavi elencando, quali sono? Ho cominciato in madrepatria, nel senso ho preso una laurea triennale in DAMS, nel indirizzo musica, presso l'Università della Calabria di Arcavacata di Rende, l'Università di Cosenza, e dopodiché decisi di spostarmi, vedere un pochettino cosa c'è al di fuori sia di Roccella che della nostra regione, allora decisi di andare a Roma, dove frequentai il corso, la laurea specialistica magistrale in musicologia e beni musicali, dove mi sono laureato col massimo dei voti, con una tesi che mi è costata veramente tanta e tanta fatica sul jazz in Italia durante il ventennio fascista, il jazz nel cinema italiano durante il ventennio fascista. Per quanto ne sappiamo, sono stato l'unico ad aver affrontato questo argomento, perché non c'è traccia alcuna di questo studio, di questa ricerca nel periodo da me posto in oggetto, diciamo, sì, come oggetto di studi, perché tutto il materiale insomma riguarda soltanto il cinema del secondo dopoguerra, a partire dal secondo dopoguerra, jazz in modo particolare. E quindi sono, come dire, rimasto sigillato per tanti mesi e tante ore all'interno della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, sì, a Roma, vicino Cinecittà, dove ho avuto modo di analizzare e realizzare così un enorme database, perché è stata una tesi di 380 pagine, mi sembra, se non ricordo male, dove ho analizzato tutti i film italiani dal 1930 fino al 42. Mamma mia, quanta impressione! Allora, io divido gli artisti in tre, i giovani talenti in tre categorie, cioè quelli che si fanno per strada, sono quelli che hanno un talento naturale, ce l'hanno dentro, no?
come i grandi campioni, per esempio, per parafrasare, del calcio, che abbattono la palla ad un muro per anni e anni e poi riescono ad emergere in qualche modo. Poi c'è un settore di mezzo, no? Al quale appartiene Nicola, quelli che intendono professionalizzarsi attraverso la formazione e che poi probabilmente non hanno i grandi sponsor, quelli che hanno semplicemente grandi sponsor, i figli di papà, no? Quelli che hanno il salotto comodo dentro e fuori casa e riescono in qualche modo ad emergere, ma sono quelli che poi magari non fanno anche tanta strada. Allora Nicola, in tutti questi processi, no, formativi al di là, fuori, ecco, nella tua terra natia, Cosenza, prima Calabria e poi il Lazio, Roma, eccetera eccetera, quante e quali influenze hai avuto, nel senso anche quali esperienze, quali scambi culturali hai tenuto? Allora, per quanto riguarda le esperienze, qua c'è crollato il microfono, per quel che riguarda le esperienze, devo dire che fare trascorrere degli anni al di fuori della nostra terra non può far altro che giovare, perché si entra in contatto con contesti culturali completamente nuovi e si ha anche la possibilità di scambiare idee, opinioni, con persone che la vedono e la pensano in maniera completamente, certo, diversa dalla nostra. Io infatti ho avuto la fortuna di conoscere tanti e tanti ragazzi stranieri, più che altro provenienti dall'Oriente, quindi diciamo non è che ho avuto modo di essere influenzato, entrare in contatto con idee più occidentali delle nostre, se mi posso permettere così di dire. Che mi hanno aiutato anche a capire un po' come va il mondo. E con i quali poi tra l'altro ci siamo scambiati anche alcune informazioni relative alle proprie musiche, sì, di origine, insomma. In modo particolare ricordo ragazzi provenienti dall'India, ragazzi provenienti dalla Cina, ma anche per esempio dall'Iran, sì, anche provenienti dal cosiddetto est dell'Europa, insomma dall'Europa dell'Est, in modo particolare dall'Albania, dalla Serbia, dalla Macedonia. È stato tutto sommato un arricchimento determinante che ti ha forgiato per benino e ti ha fatto diventare un professionista del settore. E tu hai avvertito questi cambiamenti nella tua vita, no? Qual era il tuo artista per esempio preferito in gioventù, poi crescendo, formandoti, a chi ti sei accostato? Tu ricordi per esempio la tua, vorrei fare appunto questo percorso, voglio dire, vita è tuo, nel senso da piccolo chi amavi come artista? Allora, la mia formazione, i miei primi ascolti sono stati quelli dei Pooh, perché avevo mia mamma che quando ero bambino metteva sempre, mi ricordo c'era le vecchie musicassette, lo stereo, e mi ricordo pure l'album che era 25, la nostra storia, era l'album del loro 25esimo anno di attività dopo, sì, aver vinto Sanremo con Uomini Soli. Sì, sì. E come fa uno a appassionarsi? Ti ha fatto piacere adesso, cioè usciamo fuori dal seminato, questa reunion recente. Certo, mi ha fatto piacere anche perché ero presente al concerto allo Stadio Olimpico di Roma, quindi ci, sì, pare che abbia fatto piacere a tanti. Il 15 giugno era anche Messina, l'Olimpico, sì, assolutamente, ma ovunque era un pienone, è stata una cosa straordinaria. A parte il fatto che è bello vedere, perché effettivamente è la band italiana per eccellenza, mm-hmm, alla fine dei conti sono effettivamente, loro rappresentano la storia della musica leggera italiana ed è stupendo vedere una cosa che si sente ripetere in qualsiasi momento quando si parla dei Pooh, ossia le varie generazioni che riescono ad abbracciare nonno, padre, figlio e adesso anche. Vabbè, basta, altrimenti facciamo veramente quattro trasmissioni, non più due. Non parliamo di Facchinetti più, ma parliamo di Placanica. Ecco, per esempio, parliamo... Facchinetti è stato il mio idolo. Io sono cresciuto, sì, con l'idolo di Facchinetti. Purtroppo non ho mai avuto la natura, non mi ha mai dato parte della tastiera, non mi ha mai dato quella sua potenza vocale, quel proprio un getto di fuoco impressionante ogni quel volta apre la bocca, veramente qualcosa di fenomenale. E ascoltarlo dal vivo lo consiglio veramente a tutti quanti, magari in questi ultimi concerti che terranno nei Palasport. Quindi se vuoi andare, io ti consiglio di andarli a vedere. No, li ho visti parecchie volte, in età giovanile soprattutto, perché poi so che sono stati alla Calura, li ho visti a Bianco, a Siderno, allo stadio. Sì, vabbè, insomma, parecchie occasioni perché erano frequenti da queste parti. Quando era
era sovente insomma assistere a grandi nomi del panorama musicale nazionale da queste parti, ora non più, ora è tutto quanto molto, molto raro. Torniamo a noi, torniamo a te, Pu in età giovanile, poi crescendo cosa? Crescendo, per così dire, ho deciso di levare un po' i paraocchi, anche con l'aiuto di mio fratello Federico, che essendo batterista è sempre influenzato da vari stili, vari artisti, anche su consiglio suo ho cercato di, come dire, incrementare un po' le mie conoscenze, sia per quanto riguardava i generi musicali, sia per quanto riguardava gli interpreti, i musicisti. Allora, diciamo, ora come ora non è che abbia proprio un artista, un genere definito, ben stabilito. Si può dire che essendo un eterno melodico, anche delle volte un po' romantico, perché mi piacciono molto le canzoni melodiche, per esempio mi sono avvicinato col tempo a Phil Collins, ho iniziato anche poi a scoprire il rock progressive con i Pink Floyd, i Genesis, ho iniziato ad ascoltare il reggae, ho iniziato ad ascoltare anche i ritmi latini, e ovviamente poi non mi dispiacciono neanche gli artisti contemporanei, soprattutto quelli della scena italiana, la nostra scena, in quanto molti prendono sotto gamba il nostro pop, ma io voglio dare un consiglio a tutti quanti: il pop italiano è veramente duro, non è una cosa leggera, non è da prendere sotto gamba. Infatti molti snobbano perché dicono voglio fare la musica internazionale, per carità, alzo le mani, perché ognuno ha, come dire, le sue passioni, i generi che più adora, che più, magari una chiave d'accesso al mondo dello spettacolo effettivamente, migliore, no? Effettivamente il pop però italiano è veramente, veramente duro, cioè veramente difficile, e so che anche i musicisti americani, quando vengono chiamati cosiddetti turnisti, quando vengono chiamati in Italia, incontrano diverse difficoltà dal punto di vista armonico, in quanto vengono Cimentarsi, ecco, con questo nostro genere, sì, perché insomma, è abbastanza soprattutto formativo, con artisti, non lo so, si pensa a Ramazzotti, che so che viene sempre a chiamare artisti internazionali, la Pausini mi di meno, perché mi sembra che siano tutti italiani, però per esempio Zucchero, che sono quelli, come dire, più al top, sono gli artisti italiani più famosi al mondo alla fine dei conti. Nicola, ci fermiamo un attimino, così certamente la gente dice sì, vabbè, è piacevole sentirvi chiacchierare, però fateci che vedere la e sentire qualcosa. No, reclam, abbiamo la bella pubblicità, quella nostra, nel senso facciamoci vedere e vediamo appunto Nicola e il suo gruppo in una recente esibizione. Un po' di musica, via! Su, dai, dai, anche laggiù in fondo, tutti! Per te che ancora notteggia, prepari il tuo caffè, che dovresti senza più guardare lo specchio dietro te, che poi entri in chiesa e preghi il piano, che intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Perché che di mattina torni a casa tua, perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Perché che metti soldi accanto a lui che dorme, aggiunge ancora un po' d'amore a chi non ha che farne. Anche per te vorrei morire di umore, non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, e così. Al vento cercando di raggiungere te. Al vento avrebbe detto sì.
che di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vesti e l'accompagni a scuola, al tuo lavoro fai. Per te che un errore ti è costato tanto e tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Abbiamo parlato quindi delle origini artistiche di Nicola Placanica, il primo ospite al nostro talent di questa sera, di questo nuovo Sabato Assieme. Ma parliamo del presente, un presente pure alquanto importante, dove tu, affiancato da una band tutta di gente del luogo, hai occupato alcune piazze quest'estate, ottenendo enorme successo. Cosa c'è nel presente di Nicola Placanica? Beh, devo dire che ci sta un'attività, un progetto del tutto innovativo, devo dire, non perché ci sono io, ma semplicemente perché constatando, sondando quello che è il terreno, il contesto musicale locale, mi trovo a cimentarmi, a essere uno dei protagonisti all'interno di un progetto inedito, sì, a fin dei conti. Una storia che è iniziata 2 anni fa, quando, giunto al 9° anno di attività con i Blue Echo, decido di fermarmi per lasciare più tempo agli studi, dedicarmi maggiormente agli studi perché dovevo ultimare l'università. Per un anno rimango fermo, sino a quando non ricevo la chiamata di Francesco Di Masi, che è il bassista del gruppo, sì, che mi dice: guarda, abbiamo parlato con alcuni amici, mi hanno detto sto cercando un cantante perché dobbiamo fare Battisti, e mi hanno detto che tu sei l'unico che può affrontare la situazione. E io ci rimango, perché dopo, sì, anni, sinceramente, sentirmi dire una cosa del genere. Ed è così che ci siamo riuniti e abbiamo iniziato a confrontarci, a scambiare delle idee su quello che doveva essere o che avrebbe potuto essere questo progetto, sì, e abbiamo messo su diverse canzoni, quelle soprattutto, in modo particolare abbiamo trattato quelle che fanno parte del vasto repertorio, il sodalizio con Mogol, quindi, sì, non è il periodo post Mogol. Sì. Si può dire, alla fine dei conti, le canzoni più famose di Lucio Battisti, rivisitate però in una chiave più moderna, in una chiave, noi abbiamo utilizzato il termine rock, ma in realtà è veramente eclettico come genere, perché va ad abbracciare vari rami della musica, vari settori. Infatti è apostrofato tribute rock, vero? Sì, sì? È una Battisti rock, si Battisti chiama rock, la tribute, sì. Tribute, sì. Con la quale devo dire stiamo avendo tante ma tante soddisfazioni, per il semplice motivo l'ho che visto, sì, ho era partecipato a qualcosa, sì. Era una scommessa che sotto certi aspetti abbiamo vinto, sapevamo di giocare una buona carta. Questo dovrei certificarlo io, e lo faccio ben volentieri, perché da spettatore ho contato enormi presenze ai loro concerti, quindi non significa soltanto, perché Battisti piace, sì, quello che vuoi, eccetera, eccetera, coinvolge le piazze, però se non viene interpretato
a dovere e c'è poco da coinvolgere. Assolutamente no, perché sapevamo che era un'arma a doppio taglio, perché dovevamo giocarcela, ma dovevamo giocarcela per bene. Bene, certo. Perché Battisti è pur sempre è il re della musica leggera italiana. Sì. Le sue canzoni sono l'emblema dell'Italia. E credetemi, c'è da fare polemica a questo proposito, perché ci sono big della canzone italiana, gruppi storici della canzone italiana, ma anche stranieri che vengono uccisi da cover inascoltabili. Io non so quando avrò modo, non lo voglio fare perché non voglio mettere in difficoltà, in imbarazzi a Nicola, ma probabilmente prima o poi ci soffermeremo con qualche critico a parlare di questa faccenda. E abbiamo anche degli esempi qui nostri, nei nostri luoghi molto vicini. Parentesi, scusami Nicola. Allora, questo è il progetto attuale. E nel futuro? Nel futuro, ora come ora, non saprei cosa dire. Nel senso, sto lavorando, adesso stiamo lavorando tutti quanti, perché vogliamo accrescere questo progetto, lo vogliamo incrementare. Perché, anche perché questi, è nuovo, no? Nel senso, assolutamente nuovo e proposto in una chiave, come ti dicevo, inedita sinora. Esistono, però è vero che in Italia abbiamo, come dire, indagato, cercando scoprire insomma se fossimo gli unici oppure ne esistono degli altri effettivamente, però ognuno ovviamente propone un proprio arrangiamento, perché ognuno ha indole e gusti diversi, per cui non potevano essere tutti uguali. Può piacere, può non piacere, io non sto qua a dire cosa è meglio, cosa non è meglio, perché poi dipende dai gusti delle persone, è una cosa altamente soggettiva. Vogliamo lavorare, difatti noi adesso stiamo già al lavoro, stiamo già all'opera, perché abbiamo tante idee che vogliamo mettere in pratica, realizzare uno spettacolo nuovo che forse qui, per quanto riguarda i gruppi locali, forse non si è mai visto. Un qualcosa di puramente meglio, sì. Ci stiamo sbizzarrendo, se mi posso permettere di dire, con degli arrangiamenti nuovi, perché lo scopo di questo progetto è proprio proporre un Battisti diverso dall'originale, però allo stesso tempo cercando di non strafare, perché sai benissimo che è come quando si presenta, dici una parola in più col pubblico e ti sei giocato tutto il lavoro di una serata. Assolutamente. E quindi non stiamo lavorando in modo tale che siano canzoni molto ma molto appetibili, perché effettivamente diciamo la versione originale è bella quanto vogliamo, però sorbire 2 ore di Battisti in originale io non lo auguro a nessuno, perché è un po' pesantuccio per quanto possa essere bello. Allora Nicola, l'accento su queste cose, su queste storture lo metterò poi, ecco perché mi sovviene, tra poco avremo anche editore, cantante ma anche editore, quindi con lui posso occuparmi di questi aspetti e anche quello della musica politicizzata, che è la cosa più brutta che possa esistere a questo mondo, cioè gruppi sponsorizzati, politicizzati, che non va assolutamente bene, quando poi ci sono dei talenti ben formati, validissimi, che non riescono a piazzarsi né in Calabria nel sud in maniera particolare, in Calabria pure in maniera proprio tremenda, ma un po' in tutta Italia. Allora, non possiamo non salutare i compagni di gruppo. Assolutamente. Anche perché poi insomma si rivarrebbero. Li salutiamo e così anche li citiamo, no? Che hanno certamente anche loro i loro meriti. Allora, abbiamo al basso Francesco Di Masi e lo salutiamo, alla chitarra elettrica Nunzio Gelonese, all'altra chitarra elettrica c'è Marco Gelonese, che sono i due fratellini. La batteria non abbiamo fissi perché stiamo cambiando, però attualmente c'è Federico che ci sta seguendo, quindi al mio fratellino che adesso sta pure a Roma, tra l'altro. Sì, ho un'altra puntata, dovrò dedicarla al fratello, un altro talento straordinario, nazionale. Quindi Federico Placanica alla batteria. E adesso li vediamo e certamente li sentiamo. Grazie a Nicola Placanica. Grazie a voi. We'll be right back.
col passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Mi sono fatto male, una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi hanno allarmato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso, e sono restato, rompe la voce, chissà chi, chissà chi sei. Chissà che sarà, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura. Poi l'avventura sta diventando una storia vera. Tiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono alle impasse. Mi sto accorgendo che sono giunto dentro casa, con la mia casa ancora con il nastro rosa. Non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia squadra. Chissà, chissà che sarai, poi lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura stia diventando una storia vera. Spero tanto che tu sia sincera. Abbiamo sentito quindi Tribute Battisti Rock, adesso cambiamo decisamente genere, tutto quanto, anche ospite, il secondo ospite Bruno Panuzzo. Benvenuto Bruno. Beh, Bruno lo conosco da una vita, su di lui c'è da dire, anche perché ho maggiori conoscenze e maggiori anche compartecipazioni. Anche con Nicola abbiamo fatto parecchie cose assieme, ma con Bruno in maniera proprio eccelsa e tanta roba. Bruno, benvenuto, come va? Perché insomma Bruno è un po' globetrotter in questo periodo, cioè gira il mondo, perché adesso buonasera a tutti. Arriveremo a Bruno, arriveremo adesso alle sue recenti esperienze, quindi capirete, mi certificheremo questo suo girovagare il mondo addirittura. Ma andiamo per ordine cronologicamente, Bruno, e vediamo un po' le tue partenze artistiche, quali sono state, ma le tue influenze, i tuoi piaceri da bambino. Ma io ho iniziato ad ascoltare la musica grazie alle passeggiate che facevamo con mio padre la domenica, tutta la famiglia, la classica passeggiata che si effettuava la domenica pomeriggio ascoltando i gruppi che andavano in voga negli anni 70, erano delle vecchie musicassette che mio padre non diciamo riciclava. Gli artisti preferiti quelli erano, quelli ma sono magari. Quegli anni si ascoltava l'Equipe 84 e via dicendo, però poi con l'evolversi del tempo, cioè, sì, ho iniziato ad ascoltare i Beatles, che sono stati la mia più grande passione, il mio più grande punto di riferimento dal punto di vista musicale, e credo non solamente mio, perché sono un gruppo che hanno influenzato il modo di fare musica, il modo, certo, di fare arte in tutto il mondo. E quindi di conseguenza rimarranno sempre un punto di riferimento ben stabile. Grazie ai Beatles c'è stata anche un'esplosione da parte tua, anche artistica, quindi in questo periodo proprio
a loro ti stai dedicando e quindi hai modo, grazie anche a loro, di farti conoscere in tutto quanto il mondo. Bene, allora le tue prime esperienze anche con partecipazioni assieme ad altri, vogliamo ricordare The Bronx? Sì, abbiamo iniziato una bellissima esperienza con i miei amici d'infanzia, con mio fratello, è partita tutta quell'energia che ognuno di noi aveva all'interno e l'abbiamo convogliata in un unico nome, The Bronx, per poi, come ogni cosa, parte in maniera bellissima e poi alla fine si esaurisce, ognuno prende un po' la sua strada. E io ho dovuto reinventarmi perché fino a quel punto ero solamente il cantante dei Bronx, il cantante di uno dei tanti gruppi qua della zona che volevano fare delle serate per divertirsi e per raccimolare qualcosa durante l'estate. Poi alla fine quando inizi a volare con le tue ali diviene molto difficile perché devi trovare il tuo stile, devi trovare la tua strada e così ho pensato di alternare, di affiancare alla musica le immagini, perché per poter arrivare direttamente al cuore delle persone. Stiamo parlando di 4-5 anni fa, quando? Quanto tempo fa? 4-5 anni fa, sì. Attenzione, perché cambia la vita artistica di Bruno, si inventa le cose, perché occorre un progetto corposo, importante, perché poi apriamo un'altra parentesi ancora, Bruno. Qui i giovani talenti, lo si diceva anche con Nicola, si scontrano contro un muro, è veramente difficile, ma anche come gruppi stessi, no? Valenti o meno valenti, hanno difficoltà a imporsi perché mancano i locali, mancano le istituzioni che sostengono questi gruppi, questi solisti. Qui in Calabria è tutto molto più difficile, quindi o hai un progetto sovrannaturale, transnazionale, o non riesci ad andare da nessuna parte, o magari, ecco, come dicevo pure prima, hai le grandi spinte, però sono le spinte fittizie che ti portano fino a un certo punto e non ti danno magari quelle soddisfazioni che un vero artista può avere, perché chi suda di proprio riesce ad avere quelle soddisfazioni che uno che è spinto, trasportato, non riesce ad avere. Quante difficoltà tu hai incontrato personalmente? Ma io ti faccio i complimenti per questo tuo concetto, perché veramente, ma è così, sai, mi pare, sai, vero? Che ti stimo, sì, è perfettamente così. Sai che ti stimo tanto, anche perché quando parli sai quello che dici, contrariamente a tanta gente che parla. Ma per vita vissuta, per esperienze fatte, perché sai, scusami ancora, ma sai, tu lo sai benissimo, non lo sai, domanda. Quante persone ho presentato, giovani talenti ho presentato, e tutti hanno avuto, quasi tutti, lo stesso destino. Qualcuno è, ma pochissimi proprio, tutti lo stesso destino, bravissimi, poi a un certo punto che facciamo? Non riusciamo a valicare i confini regionali e poi ci si spegne. Ad un tratto uno getta la spugna, purtroppo. Secondo me i problemi sono tanti, cioè un singolo problema non è mai la causa di tutto questo scempio che esiste. Sicuramente ci sono tanti ragazzi validi, ma d'altro canto ci sono tanti ragazzi che non sono validi. E io mi riferisco al fatto che si arriva alla musica un po' per mettersi un attimino in mostra, magari per far colpo sulla ragazzina o sul ragazzino, per darsi un po' di visibilità. Poi a un certo punto questa fascia di persone si ferma. Sì. D'altro canto c'è la fascia di persone che hanno competenza, che hanno talento. Però purtroppo il mondo della musica è talmente tanto inquinato, compromesso su tanti punti di vista, che purtroppo vanno avanti solo le persone che portano dei risultati dal punto di vista economico, nel senso che i grossi investimenti, alcune etichette discografiche, li fanno solamente su persone che portano dei soldi e che praticamente garantiscono l'investimento stesso. Certo. Quindi una volta, probabilmente non una volta in tempi abbastanza recenti, ma forse 50-60 anni fa, si andava avanti, si andava a scoprire appunto il talento. Le case discografiche erano come delle vere e proprie corti. Io ricordo ad esempio la Ricordi, che prendeva i propri artisti, usciva il primo 45 giri, li curava, li portava a un punto da divenire dei nomi a livello nazionale. Ma quello non è arte, quello non è musica, quello non è nulla. In campagna, per esempio, per eccellenza in quella terra, il cantante deve portare voti, altrimenti non va da nessuna parte. Mentre una volta venivano curati sotto questo punto di vista. Al giorno d'oggi è tutto diverso, perché occorre reinventarsi, non esiste più il produttore che scommette su un talento, ma noi ci beviamo delle grandi baggianate, se il termine televisivamente mi è consentito farlo passare, di questi ragazzi che dalla strada vengono scoperti in un locale piuttosto che in una piazza e diventano dei nomi famosi.
cose a livello nazionale e internazionale, niente di più strano, cioè uno su mille forse rispecchia questa strada. Al giorno d'oggi è tutto ben programmato, ben sistemato a tavolino, e di conseguenza un artista deve produrre business, deve produrre soldi e soprattutto giustificare il proprio investimento. Nessuno spende 100, 150 mila, 200 mila euro su una persona che non conosce, certo, anche se ha grandi qualità, allora, secondo prima, il mio punto di vista. Sì, prima. Sì, sì, ma poi insomma ci sarebbe da argomentare a questo proposito, fare una, due, anche più puntate, però insomma parliamo e concentriamoci perché siamo qui per quello, no? Per i grandi progetti di Bruno Panuzzo. Ma vediamo i primi, perché mi dicevi, ho pensato a qualcos'altro, cioè il gruppo, sì, solista, bene, poi ho cominciato a pensare a qualcos'altro, a qualcosa di diverso. Hai pensato anche alla filmografia, quello, cioè, cosa ti venne in mente? Quello a cui ho pensato all'epoca era, vedevo tantissimi gruppi che con tutto il rispetto giravano in quegli anni a effettuare le proprie serate, a fare le cover band, a fare magari qualcosa di proprio, la vedevo, ripeto, sotto la mia ottica, con qualcosa di già collaudato, di già visto, quindi di logoro, di strausato, quindi ho pensato di affiancare alla musica le immagini, raccontando una storia. Sì. Al giorno d'oggi, diceva un vecchio film, La leggenda del pianeta sull'oceano, diceva, finché hai una buona storia in mano non sei una persona completamente fottuta, dicevano, mi sia consentito ancora una volta, ma il sì, passaggio di questo termine. Quindi ho pensato di raccontare gli ultimi 40 anni di musica attraverso un repertorio dei medley suddivisi decennio per decennio e abbinando delle immagini. Ad esempio, se io facevo i Beatles, si vedevano i Beatles in sottofondo. Da questo punto di vista è partita l'idea di raccontare anche le mie storie attraverso le immagini, quindi ho realizzato il prototipo di quello che sarebbe stato il libro box. Il libro box altro non è che un libro scritto, cioè un romanzo, e praticamente nell'ultima di copertina è alloggiato un DVD dove viene raccontata in maniera sceneggiata la storia di questo romanzo, invogliando il lettore appunto a leggere, perché siamo uno dei popoli che legge di meno. All'interno di questo sceneggiato veniva inserita una colonna sonora nella quale veniva proposto in maniera nuova l'alternativa del classico album. Questo avvenne nel 2014 con Fiori di Carta, li consegnammo a Papa Francesco, ancora mi tremano le gambe. E mi aprì le porte. Ho sentito parecchie esperienze queste, parecchi incontri. Mi aprì le porte a firmare il contratto con VME a Bologna, dove loro non scommisero su Bruno Panuzzo, ma sull'idea, sì, e sulla possibilità di avere una collaborazione che fortunatamente ha portato dei frutti sino ad adesso. Ci fermiamo, sentiamo un po' di musica, sentiamo Bruno. Questa è la colonna sonora che abbiamo appena sentito, che ci hai proposto, del primo film dei Beatles, vero? Sì, 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 The Hard Day's Night, che è stato il primo film dei Beatles realizzato nel 1964. Usato anche in Italia, mi sembra, sì. Sì, sì, in Italia, dici benissimo, è stata la colonna sonora della sigla di Re per una notte, del compianto Gigi Sabbani.
Benissimo, prima grande esperienza, guardi, dovremmo bruciare ogni tappa perché il tempo io vedo è tiranno. E allora andiamo a Riga. Riga ti ha fatto poi esplodere, no? È vero, adesso questa tua nuova esperienza. Allora, quando parte, come parte? Parte praticamente dal cinema di Locri, dal cinema Vittoria, per poi espandersi in tutta Italia e per arrivare anche all'estero. Praticamente abbiamo toccato il Lussemburgo, abbiamo toccato la Germania, abbiamo toccato l'Inghilterra ed ora tornerà di nuovamente in Italia. Il 30 di settembre saremo a Roma al prestigioso cinema Anica, per intenderci dove proiettava Sergio Leone questi grandi nomi, e avremo l'appoggio del Beatlesiani Club d'Italia, del Beatles, l'official Beatles Fan Club Pepperland. E pochi giorni fa ho avuto modo di conoscere uno dei Beatles, Klaus Voormann, che è stato il bassista di sì. John Lennon, ha inciso, per intenderci, Imagine, la linea di basso di Imagine. Abbiamo annunciato la cosa con sì. un servizio proprio ad inizio settimana, proprio un fatto eclatante questo. Insomma. E credimi, è stato veramente una grande emozione. Una grandissima certo, emozione. Certo. Perché Imagine è la canzone più bella, è stata eletta la canzone più bella del Novecento. Certo. Ci sarà la proiezione di questo film a Roma, dove tra l'altro abbiamo invitato degli artisti di caratura nazionale, però calabresi, e sicuramente poi ne parleremo più avanti in qualche altro sì, servizio. Sì, perché poi ecco le attenzioni del mondo musicale italiano, ma il sostegno alle origini, dal mondo anche politico nostrano, c'è stato? Dalle forze associative, da compagni, da chi ti ha voluto bene ed è stato sempre vicino a te. Noi abbiamo. O hai fatto tutto da solo, facci capire. Dire che ho fatto tutto da solo sarebbe una bugia, nel senso che c'è stata la collaborazione. Io credo molto nelle sinergie e già il fatto di poter includere in questi progetti oltre 100-120 ragazzi per me è una grande scommessa. Cioè, ognuno ha recitato la propria parte ed è stata un'alternativa diversa, perché io vado a scavare nelle associazioni culturali, sì. nelle varie associazioni sportive, andando a prendere i vari talenti e dandogli la possibilità di esprimersi attraverso un film. Film lo dico tra virgolette, certo. perché sono sempre dei progetti realizzati in chiave nostrana. La colonna sonora è realizzata in ambito professionale perché c'è un'etichetta discografica dietro, c'è Lorenzo Sebastiani che è il produttore, sì. che è di Bologna, però dare la possibilità a questi giovani di mettersi in gioco attraverso questi esperimenti, secondo me è una cosa veramente... Una grande opportunità, che dai anche, certo. Sì. Un'opportunità, l'opportunità che io non ho avuto ai miei tempi, nel senso che quello che ho costruito, se sono partito dalla Locride per arrivare in Italia e poi dall'Italia per arrivare nelle varie parti del mondo, l'ho fatto veramente a mie spese, con grandi sacrifici miei, di mia moglie e della mia famiglia in generale. L'importante quindi di avere dei sostegni qua in loco. Allora, un altro pezzo, ancora Beatles. Ancora Beatles, allora, visto che la colonna sonora di Rick è interamente Beatles. Stesso, dai. Questo è Twist and Shout, un pezzo che i Beatles eseguirono innanzi alla regina d'Inghilterra, quando John Lennon, afferrando il microfono, disse: le persone nelle seconde file possono applaudire, coloro che si trovano in prima fila facciano tintinare i gioielli. Poi la regina li fece baronetti. Get out.
Parliamo un po' dei Beatles, no? Anche questi tuoi passaggi qui al nostro canale avranno sicuramente scatenato gli entusiasmi a casa. Beatles e l'Italia, Beatles, l'Italia e oggi. I Beatles, mi fai una domanda, ci servirebbero molte puntate per discutere, sì, io spero di poter rispondere umilmente nel mio miglior modo possibile. I Beatles, abbiamo detto, hanno rivoluzionato il modo di fare musica, anche dall'introduzione dei videoclip, l'introduzione di un abbigliamento, di uno stile, non solamente musicale. In Italia i Beatles fecero 3 concerti nel 65, Roma, Milano e Genova, però ora ultimamente sta venendo fuori nuovamente questa passione per i Beatles, ecco appunto la Beatlemania, grazie a questo film realizzato da Ron Howard che si intitola 8 Days a Week e che proprio in questi giorni esce nelle sale. È stata una fortuna per me proprio cogliere l'attimo e far uscire il progetto di cui prima parlavamo con te proprio in questo periodo, perché io ovviamente non sapevo dell'uscita di questo film, ma abbiamo colto per una volta forse il filone giusto. C'è pochissimo tempo, ancora meno, e allora cerchiamo un po' di comprimere ogni cosa. Noi adesso vedremo un pezzetto di Rica, ecco, i contenuti di Rica, ma proprio in estrema questa volta, a brevità. È la classica storia sociale, 4 ragazzi uniti dalla passione per la musica, in questo caso la musica dei Beatles, che praticamente vengono violentati, tra virgolette, nella loro adolescenza assistendo a un omicidio, assistono all'omicidio di uno di loro, vengono costretti a tacere, scappano e ritornano dopo 20 anni e non sanno se fare vendetta o giustizia, faranno giustizia andando a denunciare il killer di quel ragazzino, loro amico che era stato ucciso. E al ritorno in studio ci regalerai un ultimo pezzo, quale? Sempre Lady B, ovviamente, perché a questo punto ci siamo innamorati. Lady B è l'ultimo disco che i Beatles realizzarono nel 70 e penso sia il brano più degno per poter chiudere in maniera bella questa splendida chiacchierata. Ti ringrazio Pino perché sei sempre gentilissimo e ringrazio Telemia per il grande spazio e per la grande opera informativa che diffonde. No, brevemente, Roma. Roma il 30 di settembre. Attenzione. 30 di settembre verrà proiettato Rica al Cinema Anica, la manifestazione è organizzata dal Beatles Fan Club Pepperland, dove abbiamo invitato degli artisti di origini calabresi che hanno un nome a livello nazionale. Quindi un grande punto di arrivo, Roma, la capitale, la città eterna, portare la nostra Calabria appunto nella capitale. Adesso ci fermiamo qui, ma sono più tranquillo perché guarda, ci organizziamo in tempo reale. Dopo Roma ci rincontriamo. Con molto piacere. Così vediamo come facciamo una migliore analisi e un bilancio di queste nuove esperienze. E quindi grazie Bruno Panuzzo. Grazie a voi. Rica e poi Lady B. Un cavallo corre contro il sole, galoppa con amore e volontà, porta con sé gioia e convinzione e l'orgoglio della comunità. Tra polvere e sguardi colmi d'ira e a volte nell'incredulità, la gloria ormai s'avvicina tra Sant'Elena e il vecchio Borgo Star. Dai ragazzi, dai, sognare ci è consentito, il nostro cuore palpiterà e lo stadio sarà gremito. Dai ragazzi, dai, sognare ci è consentito, l'Amaranto trionferà al comunale ormai gremito. Ma piovono sul campo i ricordi
dal nulla sembrano arrivare, ed anche se trascorso ormai del tempo, le urla sento ancora riecheggiare. Rivedo i ragazzi della riga, ricordi a cui non posso rinunciare, ed anche se la gioia ormai è finita, però la posso sempre ricordare. Dai ragazzi, dai, sognare ci è consentito, il nostro cuore palpiterà e lo stadio sarà gremito. Dai ragazzi, dai, sognare ci è consentito, l'amaranto trionferà al comunale ormai gremito. E vorrei, vorrei correr dietro a quel pallone, e vorrei, vorrei riassaporare la sensazione sotto il cielo della passione, cancellare con quel rigore il grigiore di questo cuore. Let it be.
Ultimo frammento del nostro talent di questo sabato, quello a cui, beh, consentitemi, tengo di più perché è una sorta di carrambata. Incontro un amico dopo tanto tempo, 20, 30, 40, 50 anni, non so quanto tempo è passato, dai tempi di Finalmente Domenica, rincontro un personaggio sacro del panorama folclorico calabrese, Ciccio Carere, benvenuto! Come ciao va? A tutti, bene, grazie. Invecchiati tutte e due, mannaggia, sono capelli bianchi, vedo, allora, sono passati. C'è anche Prole, c'è, non so come si chiama, Vincenzo o Vincenzo? Vincenzo. Vincenzo, per dirlo alla calabrese, benissimo, che è la continuità, una sorta di continuità, già anticipiamo un tema importante, così come cambiamo repentinamente argomento e genere di musica, siamo partiti dal classico, poi il contemporaneo, poi, insomma, adesso chiudiamo con il folk. Allora, Ciccio, come va? Bene, ti vediamo impegnato tutte le sere, ma che sta succedendo? Perché come, io sono come il vino, sai, che invecchia più... Vabbè, più tu sì, ovviamente, infiniti meriti, ma anche la musica folk, il folklore, la musica popolare, impazza, sì. Quest'estate... preferiti, che so, ai Pink Floyd, ai Pooh, cosa, nelle nostre piazze preferiscono, vabbè, giustamente, perché la nostra cultura. Diciamo che ho fatto l'ultimo CD, che è un bel CD, dove ci sono delle bellissime canzoni. Cosa c'è all'interno di quest'ultimo CD, come si chiama intanto? Si chiama La Mamma. La Mamma. È una canzone, purtroppo, che mi dispiace dirlo, e l'ho dedicata a mia mamma e poi è mancata il 13 di agosto. Dedicata alla mamma e poi, sì, da lì e a poi qualche tempo, come se l'avesse fatto e poi purtroppo è mancata. Però stasera lo sente comunque. Cantare, lo voglio sente cantare questa canzone e dedicarla a tutte le mamme magari che gli sono mancate e quelle che no. Assolutamente sì, non sarà l'unico pezzo che ci proporrà, ma intanto ancora qualcosina su di te. Ecco, è stata una stagione questa brillante per quanto ti riguarda, con enorme partecipazione anche dei tanti emigrati che tengono tantissimo a questa loro canzone, sì, è vero. Ecco, calabrese. Dovevo andare anche in Australia, purtroppo non sono potuto andare sempre per motivi di salute, non mi è, devo andare in Canada. Mi ha invitato l'amico Vince, te lo ricordi Vince? Sì. Mi aveva invitato, però gli ho detto purtroppo no. Adesso che è mancata, stiamo già organizzando qualcosa. Adesso un po' ti recuperi, sto riprendendo un po'. Ti riabili, sì, e poi insomma continui a fare i tuoi giri, continua, perché è richiestissimo in tutto il mondo. Allora, lo vogliamo sentire con un primo pezzo? Facciamo proprio questo della mamma? Facciamo questo della mamma. Apriamo in grande, via, La Mamma con Ciccio Carere. La giornata quando tu
fanculo tu. Hai fatto delle esperienze straordinarie, sì, cosa sì, che riesce difficile a gente che insomma fa altri generi musicali, è ma vero, il folk piace tantissimo, richiestissimo, esperienza, aneddoti, qualche ricordo particolare? Ma le mie esperienze più belle ti dico che è stata in Australia, sono stato 4 volte. Quando? Ah, ecco, 4 volte. Nel 2000, sono stato insieme con dei miei amici, però sono stato con Maurizio Politano, con la Fisarmonica, che è bravissimo, Severino, in arte non Nakata, che è bravissimo, esatto, anche ancora, facciamo delle serate insieme, e poi anche con Frankie Vagabondo, cioè noi siamo noi quattro che su un palco facciamo soddisfazione alla gente, la gente è contenta. Lo devo dire, io lo faccio con orgoglio, ma lo ripeto ogni volta, tutta gente che artisticamente nasce anche dinanzi a queste telecamere, e con me anche, con Jenny Blefery, che abbiamo fatto le primissime puntate di spettacolo qui sul nostro canale, ma parliamo di 60 anni fa, no, di meno, insomma. Poi ti posso dire anche che Genì mi ha aiutato tanto, veramente mi ha aiutato tantissimo. Genì, lo ringrazio qui. Perché ho organizzato gli spettacoli? Sì, 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 spettacolo, c'è qualcosa, lui per me stravede, diciamo. Quando è sempre Ciccio Carrera, Ciccio Carrera, io lo ringrazio. Siamo andati a Sanremo, ho fatto andare a Sanremo, no, a cantare. A vedere, siamo andati anche a cantare. Vabbè, ma sì, avete cantato nelle zone, fuori dall'Ariston. E ci siamo divertiti. Le esperienze nella vita ne ho fatte tante, guarda, per raccontarli ci vorrebbe. Io so che la gente si sta chiedendo in questo momento, allora facciamolo subito perché non lasciamo così soffrire, tra virgolette, le persone. Insomma, ma Vincenzo, che ruolo ha? Vincenzo, allora ti dico, Vincenzo è un bravo ragazzo, me lo sono portato con me perché gliel'ho promesso, ho detto qualche volta, ma ti faccio cantare anche una canzoncina. Lui è bravissimo, sulle mie basi sa tutte le mie canzoni, canta le mie canzoni precise, proprio, sì, non sbaglia. È un tuo fan. No, mio fan, è il mio, dopo di me ci sarà lui. Ah, il tuo futuro, sì, pure. Sì, tranquillamente. Ah. Io ho detto, magari farò, non so, ancora un paio d'anni, però gliel'ho già detto. Ho detto, tu, dopo di me, come fatto già... Un paio di anni, un altro ventennio per non sì, magari. Mi auguro, guarda, 10 anni sì, ancora. Vabbè, lui ci spera. Lui già è in un gruppo folk che canta, già comincia a cantare. Quanti anni adesso? Quanti anni hai? 14. Come si chiama il tuo gruppo? I Polis Folk. Quanti siete? Quanti elementi? Siamo una ventina circa. Ma tu sei, no, io, lui dice no, insomma, ma sei un fan pure di Ciccio sì, Carrera? Sì, sì. Ecco, qual è il pezzo che ti piace di più di Ciccio? Ma diciamo tutti. Tutti i pezzi? Tutti. Ah, tra poco ci farai sentire qualcosa, ma intanto sì, a proposito di musica sentiamo subito qualcosa. Ciccio, il secondo pezzo quale sarebbe? Ma il secondo pezzo facciamo La Ricotta, una canzone che ho fatto nell'ultimo CD. Ah. Ci sono tante belle canzoni, c'è Din Don Den, Din Don Dai, Mentre Vai all'America, Mi Mare Tu Ya, Ma Cattino Parrocciale, Poi Mi Mare Ba, Pampania, La Porto Ca, tutte canzoncine a lei. Vabbè, un po' di gastronomia. Io dico solo una cosa, sì. Io sono il classico e canto le canzoni proprio artigianali, proprio quelle di una volta, le mottette, sì, le cose mi metto, io vado matto per quello che ti capita. No, no, le mottette, che adesso gli altri dicono le mottette, salagna, quello. Invece non è vero, niente, le mottette per me sono sangue, qua che le tocca. Ok, una volta si era nelle feste così familiari, no? A dilettarci con queste canzoni, adesso proprio anche nelle piazze vogliono queste canzoni, una cosa straordinaria, ci si scopre appunto con questo nuovo genere. Allora, La Ricotta. La Ricotta. La Ricotta. Mi mandò matar sali e invece mi cantano chitarroni. Tornando a casa mi salzonai.
Ciccio, un'ultima battuta, ultime battute. Intanto cosa auguriamo a Vincenzo? No, Vincenzo. E cosa gli auguriamo? Tutto il bene di questo mondo. Dopo che io smetto, lui continua con le mie canzoni, con le sue. Probabilmente auguro... ricordarsi sempre di Ciccio, sì, è sì, vero, sì. Che però glielo ho detto di... Poi probabilmente questo qui sfonderà. Io gli auguro. Perché tu ricevi gli applausi, questo magari riceve anche i soldi. Poi è bene che si ricordi un domani anche, voglio dire, certo, Ciccio, che si ricorda. Ecco, una quota parte. Ti mangi il gelato ogni tanto, dice, questo era quello no, di Ciccio. No, che gelato, qualche insomma assegno. Stiamo scherzando. Vabbè. No, che lui si è scoperto big della canzone folk così anche per casualità. Bene, allora futuro, Ciccio? Il futuro io ho fatto l'ultimo CD, però adesso... Ormai ho detto che ho smesso. No, che adesso, no, ma tutti, ma pure Massimo Ranieri dice questo, dai, ma pure Gigi D'Alessio dice questo. No, a fare CD sì, il prossimo no, a fare anno. CD sì, perché non ho più idee, ma guarda che non ho fatto quasi più. Ma l'idea è estemporanea, lo dicevi te stesso, nel senso quello che ti capita, poi lo trasponi in musica. Io ho fatto di tutto, io ho fatto le canzoni in inglese, l'ho fatto in calabrese, ma io ho sfondato quelle canzoni lì, diciamo, ho fatto proprio un macello. A tutti piace cantare Ciccio Carrere, ma Ciccio Carrere cosa piace cantare? C'è un artista tuo, anche folk, il panorama calabrese, non so. Sì, ce ne sono tanti. Io dico che l'unico che oggi come oggi, anche se ormai è Otello Profazio, quello. Chi lo tocca? Guarda chi lo tocca perché ti posso dire. Un mostro sacro. Sì, sì. Uno che mi piace, cioè, perché lui veramente ha fatto tantissima la musica calabrese. Sì. Allora. E se senti gli anziani di una volta, tutti che conoscete, Otello Profazio. E fuori sentire loro anche finora, perché adesso da domani in poi anche Ciccio Carrere, che insomma sì, tanti altri. Ma però non ai livelli suoi, perché lui è un grande della musica. Ha fatto la storia. Sì, ha fatto la storia, bravo. Benissimo. Allora salutiamo Ciccio Carrere, salutiamo Vincenzo. Ecco, salutiamo questo duo incredibile che incontreremo presto anche qui al nostro stesso Talento Show. A voi cari amici ascoltatori, a sabato prossimo. E la sigla, noi utilizziamo come sigla finale il pezzo, il terzo pezzo che ci proponesse Ciccio Carrere. Diciamo qual è? Zumpa Ninella. E che significa? Salta Ninella. Che Ninella? È una ragazza. Un amante? Ma non so se Ninella si chiama anche Antonia, sai? Chi sarà questa Ninella? Lei lo sa. Zumpa Ninella Ninella. Ciccio Carrere. Vai. Vai. A mamma è come l'acqua in sorgente, a un di tipo sempre di setare. E narburu chi tu na sempre frutti.